Vi portiamo ora in Val d'Arno per parlare di un'iniziativa che si svolgerà da qui a pochi giorni. Ce ne parla il direttore artistico di questo festival che è nato sotto la pandemia e adesso diciamo, l'edizione 2 sarà una edizione diciamo, vera e propria perché la prima è stata diciamo così, in streaming. Stiamo parlando del Festival San Giovanni, un'iniziativa giovane, fresca, con direttore artistico, appunto Massimiliano Fruchi, a cui do il benvenuto. Grazie per essere in collegamento con noi. Buonasera Ilaria, grazie a voi di aver accolto insomma, la nostra richiesta di poter essere ospitati all'interno di questa trasmissione, come già anche accadde l'anno scorso, quindi una continuità anche da questo punto di vista. E insomma, grazie a tutti gli spettatori che ci stanno seguendo. Ecco, allora, un festival che ha in sé, diciamo, tante parti, diciamo, tante anime, con ospiti, con varie performance artistiche. Intanto, ecco, ti chiedo, Massimiliano, come è venuta a te anche agli altri organizzatori l'idea di questo festival lo scorso anno? Allora, praticamente l'anno scorso era un periodo particolarmente difficile per la nostra categoria perché dopo il primo lockdown, quello della primavera del 2020, in cui tutti, in realtà non soltanto gli artisti, furono bloccati improvvisamente e quindi dovettero un po' ricalibrare le loro attività e le loro anche programmazioni, ci fu un'estate di ripresa che poi però per alcuni settori come il nostro nell'ottobre del 2020, appunto, creò un nuovo blocco che purtroppo si protrasse. Gli artisti come noi sono stati bloccati per oltre 7 mesi tra l'autunno-inverno 2020 e la primavera-estate 2021. E in piena pandemia, se vi ricordate, appunto, in pieno momento di blocco assoluto, si tenne tra l'altro uno dei festival di Sanremo più iconici della storia italiana, quello Senza appunto pubblico. del 2021, che vide la vittoria dei Maneskin. Ecco, no, Ecco, però e diciamo, lo infatti. ricordiamo come è stato anche il vostro evento senza pubblico, ecco, questa anche è la Esatto, particolarità. esatto, esatto. Il fatto che proprio il Festival Sanremo, quindi un qualcosa che viene seguito a livello nazionale tutti gli anni da quasi 10 anni ormai, fosse riuscito ad andare avanti nonostante tutto, nonostante le difficoltà, senza pubblico. Scusate, scusatemi tanto, non mi vedo più io. Ecco, Non so se aspetta potete. Ok. Massimiliano, ecco, ti vediamo nuovamente. Scusate, Ecco, quindi dicevo. dicevi, avete avuto questa ispirazione anche un po' dal Festival di Sanremo e soprattutto anche, se ho capito bene, per dare un'opportunità in più a tutti coloro che vivono di spettacolo, di arte. Esatto, noi dicevamo facciamolo anche noi, creiamo un festival per il nostro comune, San Giovanni Valdarno. Facciamo qualcosa da zero, diciamo, che non è mai stato fatto, e facciamolo in streaming. E per la prima volta, in Valdarno perlomeno, riuscimmo a coordinare lo streaming televisivo su un emittente locale della nostra zona e lo streaming sui social di questo evento che ebbe un grandissimo seguito e che vide tornare sul palco dopo mesi di inattività totale dei semi professionisti che però qui in zona magari sono abbastanza conosciuti e che appunto ebbero anche il loro successo in termini di pubblico. Il tutto con un fine benefico che l'anno scorso vide una buona somma destinata alla misericordia di San Giovanni Valdarno e Cavriglia per l'acquisto, contribuire all'acquisto di un mezzo per la protezione civile attrezzato. Ecco, quest'anno quindi tornate con un'edizione, diciamo così, della consacrazione, un'edizione in presenza a tutti gli effetti. Dunque, ricordaci un po', quando sarà e dove l'appuntamento e soprattutto anche, quali sono gli ospiti che avete chiamato. Allora, l'appuntamento è per venerdì 20 maggio alle ore 21 al Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Come ricordavi tu, Ilaria, quest'anno ci sarà davvero il festival, nel senso che avremo anche il pubblico davanti. L'anno scorso sì, ci riuscimmo, però fu veramente difficile per noi artisti esibirci, presentare e quant'altro senza nessuno davanti, con davanti delle sedie e delle poltrone vuote. L'anno scorso facemmo questa promessa, il comune di San Giovanni Valdarno che partecipa alla collabora, diciamo, all'organizzazione del festival, ci ha voluto fortemente dato la grande riuscita dell'anno scorso per replicare questa iniziativa, in collaborazione anche con l'associazione Pro Loco di San Giovanni Valdarno, che ringraziamo per la disponibilità. E allora i biglietti sono ancora in vendita. La sera di venerdì della prossima settimana, il 20 maggio, ci sarà questo festival che vedrà non soltanto i 9 concorrenti in gara, due cantanti,
quattro gruppi canori, tra cui due band e un coro a cappella e tre monologhisti comici, diciamo. Ma ci saranno anche tre ospiti speciali. L'anno scorso abbiamo avuto il calciatore sangiovannese per eccellenza, anche famoso a livello nazionale, Ciccio Pariano. Abbiamo avuto Alessandro Greco, abbiamo avuto Sergio Forconi, abbiamo avuto uno dei più conosciuti influencer TikToker italiani, Salvatore Roccaro. Quest'anno avremo Daniele Cognaccini, direttamente dagli staff medici di Milan Lab e poi della Juventus sotto la guida di Sarri. Avremo Walter Sterbini, terzo classificato dell'ultima edizione di Rai 1 di The Voice Senior, e avremo anche Lorenzo Baglioni, che penso non abbia bisogno di presentazioni, specialmente nella nostra Toscana. E certo, poi soprattutto un cantautore che si presta anche a spiegare la lingua italiana, quindi è molto, molto raro. Allora, non ci resta che chiederti come è possibile partecipare, se comunque ancora c'è bisogno di prenotazione, perché ricordiamo, insomma, i luoghi al chiuso dove si tengono eventi, all'interno di questi luoghi vigono ancora alcune piccole restrizioni come l'uso della mascherina. Sì, per fortuna al momento c'è soltanto la FFP2, diciamo, come grossa restrizione. Per quanto riguarda la capienza, fortunatamente sarà una capienza totale, quindi i 320 posti della platea del Teatro Masaccio potranno essere occupati. Non essendo una capienza però irrisoria, dato anche quel periodo, ci sono ancora posti a disposizione. Le vendite stanno andando bene, ma ce ne sono ancora. Ricordo peraltro che anche quest'anno c'è un fine benefico, quindi tutto il ricavato verrà devoluto all'associazione ATISB, che è l'associazione toscana di idrocefalo e spina bifida, e sarà possibile acquistarli attraverso i canali social, quindi andando sui social della nostra associazione, l'associazione Paro Paro, e scrivendo direttamente a noi, oppure attraverso la promo di San Giovanni Valdarno, che può essere rintracciata anche, diciamo, su internet con il loro sito ufficiale, o comunque attraverso quello che è il recapito telefonico, che si può facilmente trovare da ogni dove su internet. Bene, allora grazie a Massimiliano Fruchi che ci ha presentato l'edizione 2022 di Festival San Giovanni. In bocca al lupo per questa seconda edizione, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi dell'ospitalità, come si dice in teatro, anche se forse in televisione non si potrebbe. Merda, merda, merda. Bene, no, no, Grazie. va bene così, va bene così. Grazie Massimiliano. Noi ci prendiamo qualche istante di pausa, ritorniamo tra pochissimo e restate insieme a Spunti e Spuntini.